Davanti ai cancelli della sede di via Trieste hanno affisso un grande striscione con scritto commissario, cioè lasciato a secco vincitori di concorso disoccupati, mentre sulle magliette hanno lanciato un chiaro messaggio: il lavoro è un diritto, no alle vendette. Con tali slogan, questa mattina, davanti al consorzio di bonifica Terno Sagittario di Prato La Peligna, una delegazione di aspiranti acquaroli ha protestato per la mancata chiamata da parte dell'ente a svolgere la mansione per la quale erano rientrati in graduatoria. I sei stagionali chiedono di essere ascoltati dal commissario Sergio Iovenitti, che non li avrebbe mai voluti ricevere dal momento del suo insediamento. Oggi è stato un presidio pacifico per spiegare le nostre ragioni, ma in futuro non escludiamo forme di protesta più forti, avvertono i mancati operai. Chiediamo un incontro perché, come diceva pure il signor Di Lusso qualche sera fa, che ogni volta che si chiedeva un incontro non era mai possibile. Per forza, se avevo fatto una richiesta al Papa, a quest'ora già ci aveva ricevuto. Ma quali sono le ragioni di cotanto risentimento? Le ragioni sono legate al fatto che noi siamo, tutti quanti noi siamo persone che stanno all'interno di un elenco stilato dal consorzio, dopo che è stato fatto un bando e quindi è stata fatta una prova sia legata ai titoli che al colloquio fatto direttamente qui al consorzio. È stato stilato questo elenco e da questo elenco c'era l'impegno da parte dell'ente di assumere persone per quanto riguardava la stagione nuova. Quindi questa era un'operazione fatta nel mese di ottobre per l'anno successivo, per questo anno. Con l'avvento del commissario questa è stata una situazione disattesa, nel senso che noi che comunque eravamo stati contattati anche dall'ente per integrare la domanda a cui avevamo partecipato, ci siamo ritrovati di punto in bianco a non essere più sentiti, a non essere più chiamati, e quindi ci siamo ritrovati che da febbraio, da gennaio-febbraio, da quando c'è stata chiesta questa integrazione ad oggi, non c'è stata più nessuna comunicazione da parte dell'ente. La gestione commissariale ha cambiato regime. Iovenitti aveva spiegato in conferenza stampa che il ricorso alle ditte esterne e l'esclusione degli operai che arrivano dalle agenzie interinali, con la diminuzione delle unità e dei contratti, serviva per abbattere i costi sproporzionati, vista l'esposizione debitoria dell'ente, fermo restando che le assunzioni stagionali, talvolta non necessarie, servivano solo per far maturare agli operai la disoccupazione. Ma gli ex o mancati stagionali non sono dello stesso avviso. Tra una ventina di giorni si vedrà l'effetto della scelta di affidare a ditte di fuori la gestione dei canali, quando si tratterà di rispondere alla richiesta vera e propria di irrigazione, rincarono i manifestanti, alcuni dei quali di mezza età che hanno un'evidente difficoltà a reinserirsi nel mondo lavorativo. Per gli stagionali il risparmio non può avvenire a discapito dei più deboli. Certamente sotto gli occhi di tutti, quando si risana un ente, non si può partire dal tagliare la forza lavoro, quindi dalle persone più deboli, dai padri di famiglia, per risanare un debito, come dice lui, sopra il milione di euro. Cioè dovevano, secondo me, essere meno drastici e spalmare negli anni questa riduzione del debito e non lasciare in mezzo strada i padri di famiglie e di colpo di punto in bianco senza lavoro. I manifestanti hanno anche lamentato l'assenza dei rappresentanti politici invitati al sit-in di questa mattina. La politica, insomma, entra nel consorzio, creando anche l'imbarazzo che è sotto gli occhi di tutti, ma quando viene chiamata in causa, il più delle volte prende tempo, resta a casa.